No, non sono né fredda né troppo romantica. Normale. Pareggio un angel, grazie. Gracias. Hi, pretty. Hi. Che bella che sei, grazie. Grazie mille. Hello, how are you? Hello, I'm fine, thank you. Hello, beautiful. Hello, Katia. Puoi dirlo così in spagnolo? 24. Ah, tipo 24? 24. My age 24. 4. 24 io tengo anos. Grazie, wow, comunque ti ringrazio per l'aiuto. How old are you? 24. Donde vives? Vivo in Polonia. Io normal. Sali dall'isola, grazie. È troppo freddo. sì. No, no. A me piace il contatto fisico. Grazie, grazie, thank you. Anche a me? Sì, anche a me. Thank you, beautiful woman. Sì, molto bene. Grazie, wow, grazie. Grazie per tuo aiuto. Ese español masticado da risa lento, tu español però è intendibile. Allora, che masticato spagnolo da risate lente, il tuo spagnolo ma comprensibile. Non ho capito se è una cosa buona o no. È una cosa bella o brutta, che cosa è quella cosa che hai scritto? Donde? Donde? Est in Bielorussia, vivo in Polonia. Qui tal. Che ne dici di una bella ragazza? Che devo dire? Polonia. Sì, vivo in Polonia. Hola, saludos. Hola. So you're coming to Texas. You're so beautiful, thank you. Hello, friend, how are you? I'm fine, thank you. Dea, wow, grazie. Te fías en un hombre por su físico o por sus sentimientos? Guardi un uomo dal suo fisico o dai suoi sentimenti? Tutto, tutto, tutto. Guardo tutto. Salut, salut. Hola, hola. Ciao Luis. Todo, todo. Sì, todo. eres italiana di che parte? No, non sono italiana. Hola, hola. Cos'è la prima cosa che guardi un uomo? Tutto, guardo tutto, mi importa tutto. Ciao, ciao, saludos desde Mexico, saludos. Gustos o feos o simpáticos? Bello o brutto? Ma che domanda? Perché è strana, cioè tipo, è strana come domanda. Ma tutti guardiamo le persone belle, no? Cioè poi ci sono i gusti, per esempio se... aspettate. Se per esempio, se per me una cosa, cioè per esempio, se per me questo bicchiere è bello, per voi può essere brutto. La stessa cosa con le persone. Tutti guardiamo aspetto di partner, no? Come dire.
Poi può essere che dall'inizio ti sembra non molto carino, cioè tipo di aspetto o non molto carina, però quando ti abitui, per esempio, o quando conosci la persona ti sembra più carina, perché è carina dentro, molto, può essere molto carina dentro e dall'inizio tipo non piacere, no? De donde eres? Sono bielorussa, vivo in Polonia. Hola bella, hola. Cosa non ti piace in un uomo? Mo se inizio, finiamo domani mattina. Ho troppi punti che non vorrei. Cioè, tipo, sono piccole cose che tipo non voglio. Non so come spiegare. E poi se ti piace una persona, alla fine, anche se ha tanti punti che non ti piacciono, cioè tipo o non li vedi dopo un po' di tempo, oppure riesci a vivere con quei punti, poi cambi tutto un'altra volta. No, oggi la sentiamo tipo 5 volte, troppo bella questa canzone. Vi siete innamorati anche voi di questa canzone? Ditemi per favore. Daniel, thank you, grazie. Mon amour, hola, la parli bene l'italiano, grazie Francesco, bellissimo complimento, guarda. Con all the benefits of coffee and does not get bored. Daniel, grazie, thank you. Gracias. Hello, hola desde bonita. Hi, hello. Aspettate, vi leggo tutti. Hola, come estás? Este bien, Daniel. Thank you, gracias. How old are you? 24. Yeah, I live in Miami Beach and in Arizona and I learned English pretty good. I'm from UK. Hello. Hey Daniel, thank you, grazie. Nicaragua. Me puedes saludar en español. Hola Daniel. ¿Qué país de Latinoamérica te gustaría conocer? Tutto, me gusta tutto. Scusate. Ma veramente così, mi piacerebbe andare da tutte le parti. Un giorno diventerò una travel blogger. Prima volevo diventare una, come si chiama, l'assistenza del volo, come si chiamano quelle ragazze? Come si chiamano? Stewardess, un'assistenza del volo mi piaceva, però poi ho fatto questi cosi e ho pensato che non mi prendono, insomma non sono andata. Poi volevo diventare una militare.